Lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Picoco di mercoledì 8 giugno 2022. Non crediate che io sia venuta ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuta ad abolire, ma a dare pieno compimento. Credo che più chiaro di così si muoia. Quelli che citano Sant'Agostino a sproposito, ripetendo frasi del tipo «ama e fa ciò che vuoi», credo non abbiano contezza di che cosa sia l'amore che è venuto ad insegnarci Gesù Cristo. L'amore di Cristo non è un vago «volemos e bene», ma un profondo e straordinario sentimento capace di strutturare scelte, decisioni e persino sacrifici. Uno che pensa che l'amore sia fare ciò che ci pare, non sa che l'amore più grande è dare la vita per chi si ama. E per dare la vita bisogna avere una grande disciplina, non ci si improvvisa uomini, esattamente come uno sportivo non vince le Olimpiadi per simpatia, ma grazie a quel talento allenato in ore ed ore di esercizi e regole ben precise, che avevano lo scopo proprio di farlo rendere al massimo. Un amore senza regole è destinato a finire, una fede senza regole è destinata a deludere. Si è grandi quando si ha la capacità di fare tesoro delle regole senza diventarne schiavi. Si è grandi quando si comprende l'efficacia della fatica senza guardare solo a se stessa. Si è grandi quando non si scelgono scorciatoie, ma lealmente si fa tutto ciò che è possibile fare per riuscire in qualcosa. Gesù non è un figlio dei fiori, ma il più grande allenatore di umanità che la storia abbia mai avuto. Ecco perché la scoperta della felicità che ci propone il cristianesimo non è a basso costo, invece è a caro prezzo. Solo che Cristo si è messo a contribuire al pagamento, mostrandoci una strada, un motivo, un compimento, lì dove noi sperimentavamo solo limiti, cadute, fallimenti.